Adesso sto facendo un'incassatura con dei rombi da 6 fili di qua e 6 fili di là. Adesso in mezzo faccio un nodo piatto, però non faccio il solito nodo piatto, prima faccio il solito nodo e poi il secondo lo faccio l'inverso, così. Ecco, è sempre un nodo piatto, però fatto diverso. Adesso faccio il cordoncino. E poi lo tengo sempre puntato perché viene meglio. Adesso da quest'altra parte lavoro lo specchio. Adesso faccio l'ultimo giro, però qui non faccio 3 nodi nell'ultimo giro, faccio solo 2 nodi nel cordoncino, perché altrimenti verrebbe troppo grosso per fare l'incassatura, non va bene, basta solo 2 nodi. Sempre cordoncino, ultimo giro a distanza. Ecco, adesso spunto tutto, che finisco il campioncino. Adesso vi spiego, per fare l'incassatura, che dopo deve venire rifinito con l'uncinetto sia di sopra che di sotto. Qui quando ho incominciato io ho lavorato con il numero 5, ho messo su i primi fili, piuttosto di metterne il 5 ho messo su l'8, sia nel primo giro e nel secondo, così viene più sottile. E di sotto ho fatto l'ultimo giro di cordoncino, ho messo su il numero 8 di filo, invece l'altro cordoncino ho messo il 5, perché adesso vi spiego, quando ho fatto la rifinitura così viene uguale. Adesso taglio. E poi faccio il punto basso col numero 5, però non prendo tutti i fili come facevo negli altri finitori, prendo il filo, faccio punto basso e poi salto 2 fili così e faccio il punto basso, 2 fili e faccio il punto basso. Ecco. Perché se prendessi tutti i fili verrebbe troppo fitto e non va bene.
Ecco. Adesso la faccio anche qua, così viene finito uguale. Prendo tutti e due i cordoncini qui. Ecco, così viene fermato sia di qua e di là uguale. Così si può mettere su appunto festone, appunto Parigi, bella stoffa.